Bene, ce l'abbiamo fatta, sono appena arrivato dalla fiera. Vi ringrazio a tutti per essere qua e ringrazio anche il Cabaret Voltaire per ospitarci questa sera. Allora, vi spiego brevemente come nasce il progetto Dr. Sax e poi vi presenterò i miei tre Crazy Diamonds qua vicino. Allora, il Dr. Sax è una libreria che è nata 6 anni fa oramai a Valencia, in Spagna. Il mio sogno era sempre stato quello di avere una casa editrice e perché aprire una libreria? Fondamentalmente sono due lavori differenti ma che nascono dallo stesso desiderio, cioè che è quello di condividere i libri che ci piacciono. Ovvio, sono due mestieri completamente diversi. Ho iniziato a pubblicare libri del pubblico dominio, i miei libri preferiti, parlo di Radighè, Jack London, Melville. E appena ho iniziato a pubblicare, come sapete, c'è più gente che scrive che legge tra un po', mi sono arrivate parecchie proposte, cioè parecchie, ogni tanto mi arrivava qualche proposta, ma sinceramente non mi convinceva nessuna proposta. Nel 2017 ormai, no? Forse anche dove sì, più o meno. Ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, ho avuto la fortuna di conoscere Maura Aprilia Zanetti, che è l'assistente personale di Lawrence Ferlinghetti, e mi ha detto: tu devi assolutamente pubblicare un libro. Io tentennavo un attimo, dico, ma io veramente non pubblico autori contemporanei per il momento, continuo a fare queste traduzioni, queste nuove edizioni dei classici, però perché no? Se, visto che la raccomandazione era abbastanza buona, dico, fammi conoscere questo libro. Mi arriva questo file, è veramente stato un colpo di fulmine. Tra l'altro lui stava, sto parlando del libro rotto, mi arriva per le mani questo file e veramente dico, se io devo iniziare a pubblicare contemporanei, vorrei iniziare da questo libro. Perché era un libro completamente diverso, un libro che mi ricordava tantissime altre cose. Mi ricordava la letteratura americana gonza di Hunter Thompson, mi ricordava tantissimi altri autori della letteratura americana al quale, visto che il sottotitolo della libreria e della casa editrice era Bits and Books, al quale io mi ispiro, mi piaceva veramente tanto. Lui nel frattempo era in mano da agenti che, insomma, dicevano che era qualcosa di difficile da pubblicare. E a me le imprese difficili mi piacciono abbastanza. E allora, piano piano ci siamo conosciuti, ci siamo messi d'accordo e anche lui, che comunque avrebbe potuto fare altre pubblicazioni con altre case editrici, ha puntato su il Dr. Sax. Una follia praticamente. Allora, il libro rotto. Chi è Giorotto? Come nasce il libro rotto? Allora, io prendo una copia, ovviamente per questioni di marketing e marchette, me la metto qui. Allora, alcuni dei presenti lo sanno, però facciamo finta che non lo sappia nessuno. Il protagonista del mio lavoro ormai da 15 anni è Giorotto, da qui il titolo, lo spacciatore per antonomasia. Che vuol dire che lui è uno spacciatore di qualsiasi cosa, perché il mondo, essendo fatto di dipendenze, necessita di qualcuno che le soddisfi. E Giorotto è l'uomo giusto in qualsiasi momento. Quindi spaccia droga, armi, donne, bambini, in questo caso, nel caso del romanzo, poi andremo a parlare anche dell'altro libro. Altro non è che l'incarnazione del mio amico immaginario, nel senso che è la figura utile per qualsiasi problema. E io credo che tutti noi qua dentro abbiamo avuto una serie di problemi, abbiamo le nostre nevrosi e avremo bisogno di una persona da chiamare per risolvere le nostre necessità. Ecco, io ho inventato questo personaggio, che è una specie di incarnazione poi ma neanche del male assoluto, è l'incarnazione di. È un'entità, ecco, malefica, quasi un collante in realtà del male che c'è nel mondo, e che viene raccontato tanto nel romanzo quanto nel libro album, che invece è un libro di illustrazioni, perché io, oltre a essere romanziere, sono anche illustratore.
Io farei una cosa per dare, diciamo, per far entrare forse subito nel vivo. Vorrei leggere l'introduzione del romanzo, che ha tra l'altro una splendida introduzione di Sandro Veronesi, che immagino molti di voi conosceranno, che è un autore molto noto e che mi aiuta comunque nelle mie avventure da parecchi anni. Nell'introduzione di questo libro c'è l'autoritratto di Giorotto, che è ricalcato su Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. Questo appunto per far capire quello che diceva Gabriele, che il libro è costruito anche su tutta una serie di citazioni letterarie e non, che sono ovviamente il mio background culturale e anche di vissuto, perché io ho usato molto del mondo della musica, che è una delle mie più grandi passioni. Comunque, non togliamolo troppo. Allora, lasciate che mi presenti. Sono Rotto, Giorotto, un tipo ricco e di classe. Piacere di conoscervi. Se avete un pezzo di carta, vi consiglio di scrivere il mio nome da qualche parte, giusto per ricordarvelo. Potreste averne bisogno. Ho fatto un po' di giri negli ultimi anni. Sono stato un po' di qua e un po' di là. Ho giocato a golf con Ceaucescu, preso un tè alla menta con Pol Pot. Sono stato nel traffico, dove tra un cartello e l'altro ho trafficato parecchio. Ho assemblato il mostro di Frankenstein e srotolato la mummia. Ho giocato a squash sul muro di Berlino e letto Dostoevskij in Sudan, mentre la popolazione si scannava a suon di macete e Kalashnikov da me forniti a prezzi vantaggiosi. Mi sono cotonato i capelli con il calore del napalm e bevuto margherita da una terrazza con vista sull'assassino di Kennedy. Ero a pisciare sull'orlo della Route 466 quando la Porsche 550 Spider di James Dean si scontrò contro la Ford Tutor guidata dal giovane Donald Townspeed. Ho pagato l'ultima cena da Arafat e regalato a Gheddafi il mascara di Alice Cooper. I migliori sigari mai fumati me li ha regalati Fidel Castro, mentre a casa Mandela si facevano degli after party straordinari con Kate Moss. Ho rubato palloni non solo ai bambini e dato tante caramelle agli sconosciuti. Sono colui che viene dopo il piano A e il piano B. Sono l'agente esterno che distribuisce agenti interni, un facilitatore, la virtù della necessità. Sono la soluzione finale, il tuo incubo migliore. Con me non vai in bianco e ti fai di bianco. Hashish, cocaina, eroina, metanfetamina, etere, poppere, LSD, morfina, oppio, mescalina, crack, endorfina, chetamina, desomorfina, PCP, antidepressivi, ansiolitici, antistaminici, anticoagulanti. Che ti serve, amico? Ho tutto. La tua vita non ti soddisfa? Ti organizzo un viaggio di non ritorno. Vuoi uccidere tua madre? Segnati il mio numero. Che arma ti serve? Un'automatica? Nessun problema. La vuoi coordinata con il tuo vestito? Non c'è amore senza armamenti. Ti serve un rene? Ti posso far cucire un cuore su misura. Non faccio economia, sono l'economia. L'ebola, lo vuoi aromatizzato alla fragola? Sono uno per tutte le stagioni e tutte le stagioni per uno solo. Se il diavolo fa le pentole, io faccio i coperchi. Il mondo è fatto di dipendenze ed io sono qui per questo. Ecco, questo insomma direi che dà un po' il quadro non solo del personaggio, che ovviamente ha anche una sua eternità, perché parla di personaggi storici vissuti in epoche differenti, ma del mondo in cui sguazza e di cui si approfitta per trarre vantaggio. La storia, Luca, la storia, diciamo subito, è un pretesto, no? La storia, che adesso introduciamo brevemente, e che è quella per cui Michael Jackson ha maturato un debito nei confronti di Giorotto, perché Giorotto gli ha venduto i ragazzini che Michael Jackson si è portato a letto, e Jackson, caduto in disgrazia, non è stato in grado di saldare il debito, e quindi Giorotto decide, insieme al suo micro cane Sid, di andare a prendere come riscatto il Luna Park Neverland in cui Michael Jackson viveva. Ovviamente questo è, oltre a essere presa da un gossip, cosa che io utilizzo molto in tutto il romanzo, è appunto un pretesto per questa narrazione vertiginosa, quasi a spirale, dove Giorotto incappa in tutta un'altra serie di situazioni e di clienti
descrivono, affrescano quello che io appunto definisco il mondo rotto. Si passa da icone totalmente inventate, Charlie Brown per esempio, che è diventato un eroe perché è morto Snoopy, a Axl Rose, che è un'altra figura insomma abbastanza inquietante, c'è una mia versione di Alice nel Paese delle Meraviglie e... è sempre forte con Charlie Brown, sì, adesso, però non, questa sera non ne parliamo di Charlie Brown. Mi hai interrotto, però adesso volevo... Ma comunque sono un'infinità questi personaggi alla deriva, ecco, che rappresentano poi in realtà il mondo in cui viviamo. Anzi, io mi sono reso conto che il libro, che io comunque ritengo sia molto divertente nella sua narrazione grottesca, alla fine sia anche abbia anche un minimo di pudore rispetto a quello che effettivamente sta succedendo nel mondo, a leggere dalle cronache a cui io mi sono ispirato. Comunque, questa è la nostra realtà. Io vi faccio solo un'ultima lettura, poi passiamo agli altri, perché dell'altro libro che in qualche modo fa scopa con questo, purtroppo essendo un libro totalmente visivo, leggerlo è quasi inutile, quindi io posso solo mostrarlo e a questo punto consigliarvi di prenderlo. Questo è più in forma aforistica. Qui ho deciso di leggere un'altra cosa oltre a Charlie Brown, che era una delle letture che ha sempre funzionato, però alcuni di voi la conoscono, una un po' più intima, di uno psichiatra che si chiama il dottor Baguette. Allora, giusto per dare un po' il quadro della situazione, c'è Gerotto che sta incontrando una specie di pappone che gli chiede di trovargli una minorenne vera per i film porno, perché le minorenni comunque non sembrano neanche più minorenni, perché hanno le tette rifatte, le labbra rifatte, quindi questo dice: voglio insomma una minorenne per un film per pedofili, trovamela. Giorotto gli racconta una storia a un certo punto che non ha niente a che vedere con questo, non direttamente, e narra la storia di questo dottor Baguette. Allora, il dottor Baguette è uno che, psichiatra famosissimo in Francia, entra in un negozio, un antiquariato, e c'è questo venditore, un ebreo, che gli dice: dottore, mi segua, le mostrerò una cosa che sono certo attirerà la sua attenzione. L'ho acquistato da un soldato dell'Armata Rossa dopo che questi l'aveva sottratto ad un gerarca nazista. Dopo che quest'ultimo a sua volta l'aveva sottratto al suo originario proprietario, un barone ungherese ebreo. Si incamminarono così i due nel retro del negozio. Qui, da dietro un telo, il commerciante, con gesto da mago, svelò un quadro. Lo psichiatra trasalì. Vi era dipinto un ventre di donna adagiato su di un letto sfatto. Era il ritratto sfacciato di una vagina pelosa. Solo il sesso campeggiava in quel paesaggio, restituito allo sguardo in un momento di quiete, forse di sonno, forse di riposo, dopo chissà quali imprese. Effettivamente lo psichiatra dovette riconoscere a se stesso di non aver mai visto nulla del genere fino a quel momento. Sì, certo, la pornografia girava. C'erano fotoscene che era d'uso scambiarsi con gli intellettuali più illuminati del momento, ma quel ritratto aveva qualcosa di speciale. Se l'arte si era sempre dedicata alla ricerca della bellezza, l'aveva fatto comunque trasfigurando anche le più violente pulsioni umane in qualcos'altro. In quel quadro, piuttosto, il pittore sembrava riferire che non c'era altro mondo se non quel sesso femminile. Né santi né madonne, Dio era definitivamente morto. Stregato, lo psichiatra decise di acquistare l'opera. Quel giorno cancellò tutti i suoi appuntamenti e corse trafelato subito a casa. Aveva voglia di studiare accuratamente il dipinto. Entrato nella sua abitazione, desideroso di sentirsi libero, si tolse tutti i vestiti. Appoggiò il quadro sopra il camino e si sedette su di una poltrona a rimirarlo. Cominciò a fissare sempre più intensamente quella vagina.
Circondata dai morbidi e pallidi colli e da quella peluria, essa appariva come la personificazione della natura stessa, sconvolgente nella sua purezza. Quella notte fu una notte insonne, piena di immagini, di pensieri e turbamenti. Era certo che dietro quel quadro si nascondeva una verità assoluta che avrebbe potuto finalmente fargli trovare la chiave di svolta alle sue teorie psicoanalitiche. Quindi si masturbò. Decise però di non farsi dominare da quell'opera e, anelante di farne un uso scientifico e morigerato, si risolse di appendere il quadro celandolo dietro ad un pannello appositamente costruito. Passarono giorni di attività febbrile per il dottor Baguette. Un rinnovato fervore intellettuale lo fece lavorare incessantemente. Dentro di sé provava una sensazione di eccitazione dominante. Sì, pensava molto spesso a quell'immagine che tutte le sere ammirava solitariamente prima di coricarsi. Effettivamente aveva iniziato a masturbarsi sempre più spesso. Cominciò a sentirsi molto stanco, fisicamente provato, ma non poteva fare a meno di toccarsi, non c'era bisogno che quel quadro fosse ogni volta davanti ai suoi occhi. Anzi, spesso per le sue pratiche onanistiche gradiva di più il ricordo, l'idea di quella vagina, la sua assenza che la visione. Vittima del proprio narcisismo genitale, cominciò a masturbarsi appena sveglio, poi in bagno, poi appena arrivato in clinica, in studio, tra una seduta e l'altra. I pazienti gli parlavano e lui si toccava. Ovunque potesse appartarsi, ovunque potesse toccarsi, al cinema, alle mostre, al parco. Durante le conferenze teneva spesso una mano sul pene, accarezzandolo lentamente. Scrisse anche un saggio fondamentale sul fallo, sulla sua economia all'interno della vita quotidiana. Averlo o non averlo, questa era la questione. Sapeva però che qualcosa ancora gli sfuggiva. Divenne sempre più schivo e magro, un pallore insano si impossessò del suo volto. Decise di ritirarsi da tutte le attività pubbliche. Disse ai suoi colleghi di volersi concentrare sul lavoro di studio. Si concentrò al contrario su quel quadro. Iniziò a passare le giornate seduto sul divano, a fissarlo con il membro in mano. Poi anche le notti. Incominciò a prendere anfetamine per non dormire, pur di dedicarsi completamente a quell'immagine. Era bella, sì, meravigliosamente bella. Aveva imparato ogni suo dettaglio, ogni pelo, ogni piega della carne, ogni piega delle lenzuola su cui era adagiata. Conosceva tutte le sfumature di quel leggero rossore che ne definiva l'apertura. La guardava e toccandosi piangeva. Smise di mangiare, di lavarsi e di vestirsi. Le poche forze che ormai gli restavano le indirizzava solo nella ricerca del mistero racchiuso dentro quell'immagine. Ma mentre l'ispirazione ritardava, lui veniva. Poi una notte la sua mano si bloccò, il suo braccio si fece rigido e un dolore lancinante si fissò in mezzo alle sue scapole. I suoi occhi si spalancarono in un ultimo folle sguardo ed un ultimo definitivo pensiero si fermò dentro la sua mente. La fica è la fine del mondo. Che anche questa è una metacitazione. Questo, a parte che è ispirato a prego, 10 euro. Alla canna, il dottor Baguette appunto, è un ritratto ironico di Lacan, che effettivamente possedeva, aveva acquistato l'origine del mondo e teneva il quadro, che appunto era giudicato per l'epoca pornografico, nascosto. Poi tu che Lo sei sai che so, io so la verità. maestro poi d'arti, puoi aggiungere. Però questo per spiegare il discorso di questo racconto, che in realtà non si sviluppa tanto orizzontalmente come una normale narrazione di un romanzo, ma procede per questi racconti, poi alla fine ellittici, che a un certo punto prendono il sopravvento a metà narrazione o situazione del romanzo. Che quindi, insomma, è una specie di Matrioska, ecco, di... No, Racconti perciò. no, è un romanzo che ha però questa caratteristica, che racchiude dentro di sé tutte scatole di micro storie, micro racconti prese da appunto personaggi storici e ribaltati, perché parliamo di uno degli psichiatri più importanti della storia, che io ho ridotto semplicemente a un povero segaiolo. Quindi C'era dei bellissimi vestiti su misura, sì, e costava anche tantissimo una seduta. Insomma, è un modo, ecco, per smitizzare il mito o
o esaltarlo in modo diverso, trovare quello che c'è al di là dello specchio, insomma, è il riflesso, perché poi insomma, nessuno ci può togliere dalla testa che magari la canna, il suo quadro lo usasse anche per masturbarsi, non ci sarebbe niente di male, ecco. No, la verità poi è un'altra, che io che ho la fortuna di essere amico di Antonio Di Ciaccia, che è il, forse non lo devo dire, che è stato l'allievo più grande italiano di Lacan, lui mi ha detto la verità. In verità, l'origine del mondo che aveva Lacan e che faceva vedere dietro la tendina nascosto alle poche persone era una copia. Quindi lui l'originale, questo non, avvalora la mia l'originale tesi. Non lo faceva. Era in bagno l'originale, sicuramente. Magneto privato, però. Esatto. C'erano pippe false e pippe vere. Esatto. Pippe con l'originale. Quindi, dopo questo libro che veramente, nel nostro piccolo, perché veramente abbiamo iniziato a un livello underground, però questo libro ha iniziato a far conoscere anche un po' il marchio del Dottor Sax, perché per quanto possa valere è entrato nei 20 finalisti del John Fante Opera Prima, poi sapete come funzionano questi premi ed è finita lì. Luca, non è finita lì, nel senso che poi non siamo entrati nel... Non finirà così. Perché continua ad aver vita, non è... sì, sembra che lo lasciamo. Adesso io faccio la battuta anche con loro, Gabriele è veramente indipendente, noi non abbiamo ufficio stampa, lui è da solo, letteralmente da solo, a gestire una libreria, una casa editrice, e nonostante ciò i nostri lavori, che quindi si muovono diciamo autonomamente, quindi con le nostre forze, stanno andando molto bene in un panorama dove quasi nessuno legge, i libri si vendono perché si vendono, ma sono anche imposte quasi le vendite. Io dico che sono lo Stephen King della il Dr. Sax Bitten Books, perché ora non lo dirò, ma insomma i risultati sono sorprendenti, poi perché quando una cosa funziona veramente, e questo vale per tutti e tre, perché poi io sono il più anziano, quindi ho più copie vendute, ma quando le cose funzionano, vanno, perché innanzitutto saltano il filtro delle case di pubblici normali, sì. che io non capisco come possono rifiutare questi libri, perché comunque poi finiscono per pubblicare tutti gli stessi libri, tutte storie piccole, ognuno che racconta la sua storiella, e poi perché il pubblico è in Italia però molto... forse a volte si sottovaluta il pubblico si sottovaluta, questo si vede nel cinema, nella musica e anche nella letteratura. Non è vero che il pubblico è stupido, ma preferiscono lasciarlo stupido per vendere cose anche meno impegnative. Ora senza entrare poi fammela dire. Il pubblico spesso non è autocondotto, però forse a volte non lo si può neanche biasimare, perché poi non è che tutti hanno voglia o tempo di ricerca, non è abbastanza sveglio, no? Nel senso che se tu entri da Feltrinelli adesso rispetto a se c'entravi nel 95 quando era ancora una libreria, adesso è un mega store, tu certi libri li compri. Non so neanche se perché li scegli o ci sbatti sopra, perché quando sbatti sopra una colonna di 2 metri per 3, se la voglia non ti è venuta sembra quasi che te la stanno per far venire, insomma. Certo, se non hai letto quel libro rimani fuori da tutte le conversazioni. È ovvio che fuori da questa dinamica tutto il resto sembra non esistere, ma poi c'è un mondo anche fuori da questa dinamica, ma anche all'interno di, non sto criticando il sistema Feltrinelli assolutamente, anche perché gli ho lasciato tanti di quei soldi nella mia vita, però anche all'interno di Feltrinelli stessa, no? Cioè magari un libro meraviglioso che lo trovi dietro un altro, dietro uno scaffalino dello scaffalino, però quando tu entri, se si è deciso che ne so, il saggio di tot tipo, ma può essere, insomma, non facciamo nomi,
chi vuoi e ci sbatti palesemente contro. Se poi vogliamo essere tutti così, non sto facendo l'apologia dell'antagonismo da centro sociale che non mi appartiene nemmeno, e anche perché insomma mi vestivo così anche a 20 anni e andavo bene a porte per vestire. No, però una no, dico semplicemente che poi questo diventa una sorta di micro dittatura, senza essere banalmente cospirazionisti, di cui nessuno non si rende mai conto, ma che poi oggettivamente esiste. Guarda, no, una volta però il sistema riusciva a comprendere anche lo stravagante, la controcultura, esatto. Era parte comunque, esatto, in modo da soddisfare, diciamo, il rompicoglioni, chiamiamolo, esatto, così. Io qui vedo altri ragazzi che fanno percorsi simili ai nostri, nel senso su altri tipi di mestieri, ma alternativi, e penso che possano confermare tutti quanti quello di cui stiamo parlando. No, io l'unica cosa che volevo dire è che se vogliamo poi essere, a prescindere da noi tre, insomma, lo dico come discorso proprio sociale, sociologico, così banali da pensare che tutto ciò che non si vede non abbia valore, beh, insomma, ce la buttiamo in quel posto tutti da solo, insomma. Non sto parlando di Libro Rotto, Opera Iniqua, Guerra, di queste tre persone, sto parlando in generale. Ormai, a differenza di prima, il bello spesso non si vede. A volte capitano strane bizzarrie per cui ci sono autori musicali, cinematografici o cose del genere che sono belli particolari e riescono per un momento a cavalcare l'onda, ma poi prima, io sono andato a vedere con un mio amico che sta lì, Parasite, di questo regista asiatico, ma mi chiedo, prima di questo film qui che adesso sembra che tutti dobbiamo andare a vedere, che è anche molto carino, ma i due film prima chi l'avrà visto? Probabilmente nessuno. Allora cerchiamo, se siamo persone intelligenti, di capire che anche ciò che non diventa, devi andarci per forza, forse c'ha valore, insomma, che se no è proprio il concetto del più trito potere, che solo ciò che si vede vale. Fine, ho fatto come al solito il pippone da anni 70, così, ma torniamo alla nostra cosa. Questa vengo con il lupetto, gli occhiali, la barba lunga, mi sarei messo la giacchetta anche negli anni 70. Chissà se andavo più a destra o più a sinistra, dipende. Abbiamo finito il giro alla moda. Esatto. Continuiamo con la storia un po' di questa collana. Luca mi segnala subito questo suo amico. E io dico, ah, sicuramente starà cercando di piazzare il libro dell'amico, quello di Latunismo. Esatto. Che è vero. È anche vero quello. C'è anche un discorso di amicizia che ci lega alla fine. Anche, soprattutto alla radice di questi libri. Per me loro si conoscevano già prima, comunque questo non ha niente a che vedere con quello di cui stiamo parlando. Mi arriva questo libro e anche lì inizio a leggere e mi trovo immerso anche lì in un qualcosa di grottesco, in un'analisi del grottesco, ma dall'altro lato della medaglia, praticamente. Trovo un libro visionario per certe cose, per certi punti di vista, è un libro che ricordava anche le cose che io avevo pubblicato, mi ricordava molto, io ho pubblicato parecchi scrittori francesi di inizio secolo, Razier, Jean Laurent, per esempio, e ricordava anche alcune cose di Elio Petri, per esempio Todo Modo, e un'analisi del grottesco e della corruzione, che del fallimento anche, che dei falliti che abbiamo intorno, e Opera Iniqua di Federico. Il personaggio principale è Charme. Charm Genetti, chi è questo Charm Genetti? Beh, adesso io so già tu dove vuoi andare a parare. Allora, no, io oggi mi permetterò, probabilmente essendo l'ultima presentazione di un ciclo di un ciclo va avanti da un anno e mezzo, forse in giro un po' dappertutto, i grandissimi successi, no scherzo, vestiti bene, sarò un po' più così, dirò un po' quello che mi pare stasera, ti vado già, No, allora, la questione è che io alle prime presentazioni ho nascosto il fatto di questa storia del protagonista. Questo è un romanzo a chiave, cioè, ovvero è costruito sulla storia di un personaggio noto e in parte anche autobiografico. E la cosa mi mortifica e vi spiegherò perché.
però è accaduto questo: io stavo scrivendo tutt'altra roba, poi, siccome io di mestiere faccio il mercante d'arte, stavo a Pescara con un amico artista e una sera a cena mi raccontò una storia incredibile. Questo mio amico era stato per un periodo l'aiutante di Cascella. Cascella, un famoso scultore, artista, è quello che, diciamo, negli anni 90 era abbastanza noto perché era quello che stava costruendo il Famedio di Berlusconi ad Arcore, no? Le varie tombe per Belluti, eccetera, eccetera. E così, chiacchierando, quella sera mi racconta questa storia, che è la storia di Sandro Bondi, che conoscono in pochi, poi, in verità, sono gli addetti ai lavori, che è una storia incredibile, cioè l'incontenibile ascesa di Sandro Bondi nella sua carriera politica. Sandro Bondi, vi ricordate che è stato il ministro della cultura del ventennio berlusconiano, e aveva anche, oltre che velleità politiche, perché poi si riduceva solo a velleità perché le capacità politiche di Bondi non andavano oltre, era anche un poeta. E mi racconta come Bondi è riuscito a diventare, a entrare nelle grazie di Berlusconi, ma al di là, veramente, io non sono di parte, non mi interessa niente, sono un individualista, non mi interessa la politica, però la storia era veramente incredibile, di come Bondi era diventato sindaco di un piccolo paese di provincia dell'Emilia e poi fu commissariato per incapacità sostanzialmente. Io questa cosa all'inizio la raccontavo per paura di querele, poi sono già stato querelato anche da personaggi noti, però adesso poi lui mi ha spinto a chi se ne frega, perché tanto è il primo passo verso la celebrità. Esatto. No, la censura di una volta, sai, la censura, c'era la storia di Pasolini, no? Che quando uscì Ragazzi di vita tutti mettevano un po', chiunque scriveva un romanzo buttava in mezzo un po' di cazzi di culo, perché così la censura glielo censurava e c'era successo. No, non funziona più così oggi. E di come Bondi fosse riuscito a farsi commissariare da sindaco di un piccolo paese provincia e fosse arrivato a diventare l'aiuto di Cascella, cioè tutto un tratto lui da politico si ritrova giù in Abruzzo, a Cascella gli faceva pulire le sgorbiette, gli faceva pulire il laboratorio, gli teneva aperte le finestre, e Cascella comincia a portarselo su ad Arcore. E un giorno Berlusconi dice: ma chi è questo che ti porti sempre dietro, no? Dice: ma sai, è uno che ha fatto il sindaco, cerca anche un lavoro, anche la vita, si può dare la mano. E c'è questa, diciamo, come dire, toponomastica veramente tra Arcore, c'è un momento in cui Berlusconi si presenta a Sandro Bondi e gli dice: ma che bello, abbiamo le stesse iniziali, SB. Guardi, io ogni giorno ricevo centinaia di lettere, questo è tutto vero, certificato, centinaia di lettere da ammiratrici, perché non risponde lei, mi fa da segretario speciale? Si firma SB, non mento io, non mente lei, e da lì nacque un'amicizia strana e il resto della storia che voi probabilmente qualcuno conosce e sa. Però io stasera non voglio parlare tanto di questa roba di Sandro Bondi, anche perché poi c'è anche una parte autobiografica, e per questo dicevo che mi mortificava. Non chiedetevi perché io ho mischiato la mia vita con quella di Bondi, quindi non lo so neanche io. È grave. Perché lui è bello, c'ha il ciuffo, è Bondi, insomma. Però quello che mi interessava era in qualche modo, allora, le figure topiche, appunto, della letteratura, di solito i personaggi sono relegati, no? C'è l'inetto di Svevo, c'è il personaggio patetico e miserabile che Dostoevskij rende eterno, c'è, non lo so, c'è K o K che Kafka li fa vivere nel suo piano metafisico. Ecco, io Charles l'ho pensato, però questa si chiama Charles Genetti, è un ragazzo che viene dall'Alta Savoia, viene a vivere in Italia, quindi in un paese straniero, diventa italiano. L'ho voluto utilizzare in che modo? Per rappresentare quello che rappresentavano in qualche modo, adesso dico, prendetelo con beneficio, gli italiani, o un certo tipo di italiano, che per me è tutto italiano. Perché qual è la caratteristica fondante degli italiani? Gli italiani non credono a niente, non credono letteralmente a niente. E se c'è un personaggio che può ricordare il mio protagonista, chi è stato l'eroe, oggi non più perché non ci sono più eroi, però chi era l'eroe, quantomeno lo specchio, il simulacro degli italiani fino al secolo scorso? Era Don Abbondio. Chi era il vero criminale, il vero mostro, l'ateo devoto, l'uomo di Satana, colui che non crede a niente? Non era Don Rodrigo, che come direbbe Sandro Penna è un mostro da niente.
era Don Abbondio in realtà, perché Don Abbondio, come Charles e come gli italiani, non crede a nulla, crede solo a ciò che lo asserve, ciò che lo disciplina, no? In qualche modo crede alla legge del più forte. Gli italiani credono alla legge del più forte, credono al credono alla forza delle istituzioni, ma non a ciò che rappresentano. È quello che io ho cercato di scrivere qui dentro, perché gli italiani in verità non hanno paura delle idee né delle luci, ma hanno paura della forza, del potere, hanno paura degli schiaffi, detto volgarmente. Ed è anche quello che, se voi vi accorgete un secondo, guardate un attimo con una visione un po' più ampia, è quello che accadrà secondo me anche nei prossimi anni, anche di là da venire. Io sono convinto che la gente comprende meglio la violenza delle parole, e in qualche modo ho cercato di racchiudere tutto questo nell'idiosincrasia di questo protagonista che vuole diventare il poeta nazionale. Mi sono perso, mi sai, sono andato oltre, non sono andato più che mi hai chiesto, e addirittura magari il Presidente della Repubblica arriverà a diventare il fratello del Presidente della Repubblica. Infatti anche poi tutti i personaggi che girano intorno a Charles, no? Sono che completano questo quadro, no? Che tu stai descrivendo, no? Inizia appunto in una carrozza. Sì, il viaggio inizia in questo, cioè, nel senso, la storia inizia in una cosa paradossale, però anche qui c'è un elemento autobiografico. Noi da ragazzi, quando io ero più piccolo con alcuni miei amici, ci è capitato di fare questi viaggi letterari, volendo, no? Cioè andavamo alla tomba di Dante a Ravenna, andavamo sull'Ermo Colle, però ci andavamo, diciamo, supportati da protesi di Sergio, che insomma roba del genere. Anche guardi me, capelli sfondinari. E infatti il racconto inizia con questo viaggio, questi tre amici, è un libro che parla anche dell'amicizia, però dal punto di vista più mostruoso, più teratologico, che l'amicizia pura dei sentimenti buoni, verso la necropoli di Pulci. E questo viaggio di questi tre amici, di cui il protagonista Charm, arrivati alla necropoli di Pulci accadrà qualcosa che farà cambiare del tutto la vita del protagonista. E sono i primi capitoli di tutto questo. E che mi ha chiesto, non me lo ricordo più, mi sono perso. Intorno, appunto, a Ron. Ah, beh, sì, poi lui giustamente. Tutti i personaggi fino alla fine del libro. Beh, lui è circondato sostanzialmente da. Nella sua ambizione, lui anela a diventare appunto un poeta, poi si rende conto che è un falso artista per un falso pubblico. Perché oggi, secondo me, la questione non è più distinguere, ti contraddico un po' quello che hai detto prima, perdonami, perdonerai dopo, più tardi, non tra il bello e il brutto, ma tra il vero e il falso. Oggi la questione è quello che diceva anche un po' Luca: quando è che un'opera d'arte, un libro, un film è vero, e quando è che è falso? Non bello e brutto, bello e brutto oggi non ha più senso. Sì, no? Ma il tutto è falso. Ma, cioè, l'analisi, l'indagine andrebbe fatta in tal senso. Poi questo è un libro che sicuramente pretende molto dal lettore. Pretende, perché io sono uno che chiede, perché io ho sempre amato i libri con cui io mi dovevo misurare, ma non per sfida, non perché poi chi scrive si senta superiore, no, del lettore, anche se io poi lo tratto malissimo il lettore. Mi ricordo quando Riccardo Rinaldi e Alessandro Bergonzoni mi dissero, dopo aver letto bene, dicevo, però si sente che tu odi un po' il lettore. Ma per me il lettore medio è un po' un poliziotto, cioè uno che sta sempre a me, compreso ovviamente, a indagare. Però oggi si dimentica troppo spesso che il romanzo, non l'opera di narrativa, è romanzo, è qualcosa, può essere un ordigno che serve a far dialogare o a mettere in conflitto delle idee. Può essere anche un'opera dell'intelletto, oggi proprio ce ne dimentichiamo di questa cosa. E questa roba qui è sicuramente qualcosa che cerca di mettere in definizione. Io mi incazzo sempre quando vedo, scusate, l'ho detto in tedesco, quando vedo, vi capita, no? Entrate nelle librerie e vedi il titolo è sottoscritto romanzo tra parentesi, perché oggi cioè, caveat, attento, se lo vuoi comprare è un romanzo, stai attento, cioè non è un'opera di narrativa, ma tuo rischio e pericolo. Ma io vedo la letteratura, quindi per me la letteratura deve essere per forza il rischio, non il rischio, non so, di farsi male o... Ma il rischio, allora, la vera letteratura secondo me deve cambiare le persone, anche fosse solo una frase, una parola, però non devi essere più la stessa persona dopo quella parola, o magari tutto il libro. Sì, tutta l'arte buona è quella che non ti lascia indifferente, cioè anche quella. Però siccome oggi le persone, se la pretesa di un'opera d'arte in genere
che possa in qualche modo cambiarti, aggiungere qualcosa che non c'era prima in te, crea un mutamento e la gente ha paura di cambiare. Questa è la verità. Infatti è solo intrattenimento, no? Che è anche lecito, ma io poi non è che ce l'abbia un intrattenimento o cose del genere. Però non capisco questa cosa, io mi butto sul carrozzone che ha fatto partire lui, non capisco questa ostinazione. La cultura italiana oggi è convinta, vuole difendere le ragioni di scrittori che non esistono poi in realtà. Allora, è tutta una questione di... No, mi censuro, guarda, perché se non parto... Allora, fammi dire una cosa, però voglio solo dire, aspetta, Daniele, aspetta, dico solo, è una battuta, perché questo in realtà, anche se poi non è andata in porto, ci tengo, perché come diceva Federico... Che è successo? Non è roba tua, quindi... Cioè, il libro suo ha comunque suscitato l'interesse di una delle più grandi case editrici francesi, che non nominiamo. Allora, questa cosa... secondo me, poi parlando appunto con Federico, anche se non è andata in porto, perché insomma sarebbe stato chiedere forse anche troppo, dimostra innanzitutto la validità del lavoro del nostro editore, di Gabriele, ma anche vostro, perché avete fatto del suo libro, ed è un risultato tra l'altro appunto inaspettato e pensabile, nel senso che di traverso, immaginiamo un francese che pubblica per un editore che tra l'altro vive in un altro paese, che è indipendente, un giorno Einaudi dice: scusate, ma posso leggere il libro di Tizio? Sembra molto strano, ma questo è successo. Ora non dico che quello che cosa gli hanno scritto, però mi sembra comunque no, già un grosso risultato, appunto avevo detto che era l'ultima, dato l'abbrivio dicendo che era l'ultimo, forse l'ultima presentazione, perché poi basta dopo un anno e mezzo. No, ma io sono preso del percorso che ha fatto questo libro da quando è nato, non me lo sarei aspettato. Poi c'è stato sicuramente un insuccesso di vendita, non è vero, è andato bene, un grande però dall'altro canto, no, è andato bene comunque, però dall'altro canto che è successo? Che ci sono stati molti artisti, filosofi, attori che si sono interessati a questo libro, e siccome io poi nel mio understatement, io sono uno che per me è più importante la legittimazione culturale che il successo del popolo, io sono contentissimo, sono contentissimo così, quindi alla fine non è che non mi lamento affatto, ma avrei motivo. Fammi dire solo due cose. Quello che volevo dire prima, tra bello e brutto, in realtà io intendevo la pensavo, perdonatemi la citazione intellettuale, all'Adorno, no? Loro diceva: se il tutto è falso, il falso poi diventa tutto. La intendevo in realtà così. Poi bello e brutto era per rendere... Mi piace la scuola di Francoforte. Vabbè, non ti piace, però insomma è abbastanza simile a quello che dicevi. E adesso, a prescindere da questo, lui lo conosco, noi siamo diventati amici, non ci conoscevamo prima, anche se sembra che abbiamo fatto il liceo insieme, ma in realtà no, io ho conosciuto prima lui, poi ho conosciuto lui, insomma alla fine siamo stati costretti a diventare amici, qualcuno poi giudicherà se è un bene o un male, però lui ha scritto veramente, io non sono un grande lettore di romanzi, però lui ha scritto veramente un libro di un coraggio che ora non ha, posso dire, quasi più nessuno. Primo, perché non c'è nulla, per usare il francesismo, di paraculo nel suo libro, e ha fatto un libro che è quello che una volta erano appunto i romanzi. Mi sono scavato la fossa da sola. Ma tutti ce la scaviamo, nel senso. E che i romanzi una volta che cos'erano? Erano delle opere mondo. Che cos'è un'opera mondo? Adesso la parola sembra enorme, ma un'opera mondo è Moby Dick, che ovviamente non parla solo di quello di cui sta parlando. In Moby Dick tutto è metaforico e allegorico, opera mondo è il castello di Kafka, opera mondo è quel pasticciaccio di Via Merulana, ci siamo anche abbastanza vicini. Insomma, pretesti per parlare di tutto, e quando dico tutto con la T maiuscola. Quindi Federico ha messo dentro se stesso delle cose molto belle, che almeno io ho intuito, lui non mi ha nemmeno confermato o sconfermato, parti anche molto dolorose della sua giovinezza, c'è dentro la politica attuale, c'è dentro l'analisi da etnomologo spietato e anche sarcastico della società attuale, della viltà culturale, e c'è una scrittura sopraffina, perché insomma questo ragazzotto qui
non è uno che prima di vergare due righe ha sfogliato due volumi, forse ne ha sfogliati 2000 e poi ha tentato di scrivere quattro righe, secondo me è molto bello. C'è ancora visto che l'ultima presentazione l'ho scoperto stasera, c'è Sì, ancora no, qualcosa che meglio andiamo dipende insieme. da te, io sono la Io per me giocatore, dopo un anno. C'è ancora qualcosa che vuoi dirci solo per No, beh, posso dire, visto che tanto i libri loro li avete comprati tutti, stasera comprerete anche. Va E proprio tornando alla cronistoria un po' della collana, durante il libro. una Lascio il discorso. presentazione a Bologna con Luca, durante la prima presentazione del libro rotto, incontriamo questa persona qua, che già si è presentata da sola, Daniele Mattei. Finiamo a cena con lui e lui mi Ma dice, questo è un anno e mezzo fa. sì, un anno e mezzo fa, mi dice, non mi dice niente. Mi ha colpito perché generalmente, sai, io scrivo, io faccio. Lui si capì, lui parlava, che lui comunque scriveva, però non mi ha chiesto, non è venuto lì a chiedermi. Sì, abbiamo parlato di tantissime altre cose, da Céline a Califano, una serata bellissima, però non è venuto lì, ti posso mandare qualcosa, non ti posso mandare qualcosa. Ha parlato un po' con Luca e poi dopo probabilmente le insistenze di Luca mi ha detto guarda, io ho questa cosa qua, gli faccio va bene Daniele, mandamela. E anche lì l'effetto, vabbè, a Torino, vabbè. L'effetto wow, mi sono trovato davanti, io sinceramente sono più un lettore di narrativa, e la poesia mi piace, ma la poesia di alto livello, cioè Dino Campana, l'altra poesia che pubblico, la poesia di Emanuele Carnevali, quindi insomma non è che potevo pubblicare un libretto così. Mi arriva tra le mani Guerra. Scusa, ma il canale ha pubblicato solo tu la poesia, non esiste altra edizione di Sì, ci poesia. sono alcune poesie Però con quella ce l'hai tu. sì, abbiamo trovato delle altre poesie chiedendo anche dei libri e delle riviste negli Stati Uniti. Comunque sì, è uno degli autori che più amo e di cui sono più orgoglioso di quelli del pubblico dominio, evidentemente, che pubblichiamo. Mi arriva quest'opera che non è tra l'altro il classico libro di poesie in cui c'è una poesia, l'altra poesia, quell'altra ancora. Ha una linea narrativa questo libro. È diviso anche in parti e a volte la poesia diventa quasi prosa poetica in alcune parti di questo libro. Daniele, presentaci un po' l'opera, visto che il protagonista di quest'opera sei tu. E poi ci sono altri personaggi secondari, evidentemente, che la popolano. Sì, no, io l'ho fatta in tanti anni, nel senso che poi è stato un caso, c'erano tanti lavori che un pochino stavano morendo per le mani, un po' erano andati in altre ipotesi di case editrici grosse e non grosse che poi non sono andate in porto. Poi io, siccome credo anche al fato, agli incroci del destino, magari spesso penso che tutto ciò sia molto bello, poi magari è una grande scusa per la vigliaccheria esistenziale, prima o poi mi deciderò fra queste due ipotesi. Ho incontrato Luca Buoncristiano una sera in un periodo che stavo vivendo tanto anche a Bologna, una sera in cui non volevo assolutamente uscire perché lo conoscevo via Facebook e mi stava simpatico, ma pensavo anche che magari era un pirla come tanti, quindi dentro di me pensavo ci vado, non ci vado, ci vado, non ci vado. Insomma, poi alla fine ci sono andato. Ci sono andato e poi vabbè, devo dire che tu non lo so se poi mi vuoi così bene, quindi non lo so se ti meriti queste frasi che sto per dire, però vabbè, la dico. Poi vabbè, è scattato uno degli affetti più grossi dei miei ultimi almeno 10 anni, insomma. Persona che sento quotidianamente, ormai credo abbia anche abbastanza imparato a sopportarmi, o abbiamo imparato entrambi a sopportarci. E la stessa sera ho conosciuto Gabriele, con Gabriele c'è stato grande feeling, non credo di aver perorato cose o cose del genere, Appunto, quello no, non dobbiamo ero, capire. credo che poi ero ancora nel mio momento nichilista, muoio e poi mi fanno la statua da morto, insomma, è un momento che è durato A per molti. tanti anni, sì, ma a molti no, forse non ci avevo pensato, quindi poi è venuto veramente, adesso scherzi a parte, tutto naturale, come le cose belle della vita e forse
come ogni genere di amore sentimentale, amicale, lavorativo dovrebbe essere. Quindi tutto ciò che è bello secondo me è anche facile. Poi ovviamente nella parola facile ci sta una complessità enorme. Quindi mi è venuto estremamente naturale mandargli del materiale, chiedere a Luca prima un parere se a Gabriele sarebbe piaciuto e cose del genere. E poi abbiamo fatto questo libro che ha tanto materiale anziano, alcuno altro nuovissimo al quale io ho rimesso mano. La copertina l'ha fatta Luca su una mia idea, perché io credevo di non essere un bravo titolista, poi invece questo titolo è piaciuto tantissimo e un giorno rileggendomi, perché ovviamente sono un maniacale che controlla e rilavora fino alla fine, vedevo, perché poi spesso quello a cui lavori va anche fuori da te, adesso senza fare Sturm und Drang, ispirazione neoromantica, ma evidentemente un po' di ispirazione esiste, quindi a volte facciamo anche, che ne so, ci piace Céline ma scriviamo in una maniera assolutamente non seliniana, pensiamo di essere cinici e poi ci esce della roba romantica, quindi a volte non lo controlli, altre volte sì, altre volte no. Quindi rileggendomi, lavorandomi, mi rendevo conto, eppure sono cresciuto con tutto fuorché questo immaginario, che il libro era pieno di reduci, di gente che torna da strane battaglie personali, esistenziali, sentimentali, psicologiche, costantemente conflittuali. A volte usciva fuori la parola reduce, a volte c'erano le divise, c'erano vestiti stracciati, dolori, ferite guarite o ferite immedicabili. Quindi un giorno, mi ricordo, ero in Grecia, dove spesso passo tanto tempo della mia vita, un pezzo di tempo della mia vita, e ho avuto questa illuminazione di questa parola guerra, facendomi ovviamente da bravo moralista del Settecento quale sono, immediatamente uno scrupolo morale, oddio sarà una parola troppo pregna, una parola troppo pesante, una parola... Poi a un certo punto, grazie a Dio, me ne sono fregato e ho capito che bisognava usarla in maniera metaforica, allegorica, quindi decontestualizzandola. Ed è tutto un conflitto, a volte era pacificante, altre volte no. Il libro sfiora molto spesso la prosa, non perché io detesti la poesia, assolutamente. Ci sono cresciuto con la poesia, con il verso, con la versificazione. Ho anche suonato e cantato per una vita, quindi amo la versificazione in tutte le sue forme. Però credo anche che ci sia un tabù su questa maledetta poesia che tutti, non si sa per quale motivo, considerano insopportabile, pallosa, terribile da leggere, oddio il romanzo sì, la poesia no. Ma è anche il problema è che è anche vero. Dipende che cosa ti capita sotto mano. È ovvio che a meno che forse non sei un addetto ai lavori o un grande appassionato, un grande studioso, forse non è che proprio torni tutte le sere dopo un aperitivo a casa e ti metti a leggere Keats. Tu sì, vabbè, capelli che cosa volevi fare, insomma, cioè, non è normale, vai a Piazza di Spagna, leggi Keats, scrivi l'ultima lettera prima della morte e dici grazie, e anche io non... Però poi c'è della poesia che è veramente forte, che secondo me regge anche molto più della prosa, perché oggettivamente la poesia, quando è fatta bene, è come una canzone, è come un film, sta lì su una pagina, tu puoi aprire un libro e leggere una pagina e mezzo, e vatti a rileggere, dice stasera che faccio, mi rileggo tutti Karamazov, 768 pagine. Cioè, insomma, non è che proprio lo fai sempre. Però, quindi, vado stinto. Visto che la poesia tra le tutte forse è quella più difficile da spiegare, e tu sei un fine decitore, adesso dico qualcosa, finisco il monologo per dire il libro, poi ovviamente avendo io questa ossessione qui, quindi anche della facilità, dell'amore per la semplicità, dell'amore per ciò che arriva, nel mio percorso proprio personale, intellettuale, mi sono dilungato così tanto, vado chiudo mi è venuto naturale negli anni fare dei lavori sempre estremamente semplici, arrivabili, tangibili, che risuonino, che possano appunto essere visti come tu ascolti qualcosa o come guardi un microfilm. E ho costruito completamente un libro in maniera che sfiora spesso la prosa, perché è diviso in 7-8 sezioni che parlano di diverse tematiche anche in maniera abbastanza schizofrenica. C'è un capitolo che parla, si può dire, solo di dolore mentale, di depressione. Dopo quello però ce n'è uno estremamente lieve, ironico e quasi scherzoso. Prima di quello ce n'è uno sentimentale. E tutti i pezzi sono collegati l'uno all'altro. Quindi
ovviamente non ci sono titoli o cose del genere, tu capisci più o meno di cosa stiamo parlando, quindi in uno si racconta un'intera storia sentimentale, in un altro ci sono delle sorte di scherzi, se possiamo dire, quasi sociali, sociologici e cose del genere, altre cose sono più varie e quindi chi deve entrare non si sa. Oh, buonasera, prego. E quindi ho organizzato questa cosa qui che voi potete leggere come un romanzo, come un libro di tanti racconti e niente, ne leggiamo due, tre di varia tipologia. Adesso in piedi, sì. Vabbè. E quindi il libro ha 7-8 sezioni, si conclude poi con un lungo racconto finale e direi di leggerne qualcuna, insomma, se il tempo non si allunga troppo. Me lo dite voi. Ne leggo una che fa parte di un capitolo cosiddetto sentimentale e parla di una cosa consueta che, ahimè, credo sia capitata a tutti noi, ossia quello che resta dopo un abbandono amoroso. La solitudine che hai lasciato la racconta lo spazzolino che hai dimenticato. I tuoi vestiti indossano il fantasma che mi fa compagnia tra le colpe di questo processo del quale sono il solo imputato, così smagrito e senza nemmeno il gusto di vestirmi bene per essere rimandato a giudizio. La solitudine che hai lasciato la raccontano i tuoi smalti e le tue belle dita così abili a mancarmi persino per farmi del male. La raccontano le tue mutande lasciate, in questa intimità così poco moderna, perché tutto oggi si lava e si consuma, e nemmeno il dolore ha più uno straccio usato di valore. La solitudine che hai lasciato la cantano le tue calze, sul tuo piede che adorai. Oggi calpesta la bellezza, quella malinconia che non hai. La cantano questi oggetti misterici, che paiono avere più sentimenti di noi. Un peluche che sorride, simboli a cui nessuno dà più valore in questa pornografia dell'amore. La solitudine che hai lasciato è lo squallore che non merita le lacrime, che non ha la violenza delle grida, di uno schiaffo, la lama di un abbandono, la dignità di due nemici. Sono i tuoi vestiti che mi guardano come un cane abbandonato, con i quali monologo la notte in questa pornografia che è l'amore. La solitudine che hai lasciato non ha nemmeno la nostra coscienza, nemmeno la malinconia delle lacrime, la calligrafia triste di un adolescente, la lettera di un avvocato. È gelide ed inutile come questi tempi, ma questo tempo ha spoetizzato la poesia, ma di questo la colpa non è la mia. Ne volete una leggera, una molto pesante? Andiamo a richiesta. Sì, assolutamente. Leggera, leggerissima, pesantissima. Chi l'ha detto? Pesante, sei tu. Dopo facciamo i conti a cena. Questa invece è di un capitolo che parla tutto di, insomma, una cosa che ahimè io conosco molto bene, che è uno stato, come direbbero i giovani moderni, molto di down psicologico e che invece psicologicamente si chiama depressione. A cui io ho dedicato un intero capitolo, senza, credo anche abbastanza spudorato. Ogni tanto penso, mio Dio, quanto sono stato spudorato, ma fondamentalmente credo che il dolore, come diceva mi pare Sant'Agostino, sia anche la porta della conoscenza e per me anche la porta della gioia. Questo è un pezzo molto doloroso, ma non così tanto. Spiare la vita delle mosche, alle dita agli anelli che siglano un patto, con un dolore, ma non ricordi quando. Fingerai bene, metterai ghiaccio sugli occhi, dirai come va, inghiottendo la fatica, quei 2 metri di mondo, dal letto alla cucina. Ma le pareti sanno, il letto sa, la casa conosce, il segreto del tuo taglio, quella maidoma cicatrice, i passi di un muto, uno spicchio d'arancio, e dormire, dormire, e nemmeno un sogno. Una tazza lasciata a metà, un eterno imbrunire. Quell'ultimo anno sognavi sempre il tuo corpo sospeso, le stanze mentali, gli alberi irreali. Le braccia sono lunghe, ma troppo corte per resistere. Anche questa volta ti abbraccerà ancora,
E quel dolore è come un amante. E chi sei? Cosa sei venuta a fare? Cosa devi insegnarmi che non sappia quest'altra volta? Se hai imparato qualcosa, lo sanno solo le occhiaie che ti restano. Spiare la vita delle mosche. Tornavi alla luce e sembravi un reduce, un po' più magro, un'aria sospesa, come di neve, un dolore segreto che nessuno vede. Spiare la vita delle mosche, osservare i polsi, le mani, tra la magrezza degli schermi dei computer, e sai quanto me ne frega del progresso. Spiare la vita delle mosche, ho visto un bambino handicappato, seduto al parco, mi sono sentito crollare, in questo mondo che ho libero mercato dell'orrore. Hai visto come tocca le cose chi sta male? Le tocca come se avesse paura di farle male, come se avesse paura di farsi male. Gli oggetti, gli specchi, gli angoli, i quadrati, sembrano così irreali. Le strade, le persone, in questo obbligatorio, felice, libero nuovo mondo. Le strade, le persone, come di cristallo. Saprei dire la stanchezza che si sente, saprei dire che non hai più voglia. Hai visto come cammina chi sta male? Sembra trascinare un peso indicibile, la postura, come guarda, le mani nelle tasche, e quella febbre che dei nervi e li fa crollare, e quella febbre che squarcia i nervi e li fa crollare. Ma tutto avviene dentro, nessuno lo vede, come un vulcano remoto, il sotto del mare, le esplosioni della luce. Ti rilassa sentire la pioggia franare. Spiare la vita delle mosche. Il mio amico pazzo che sta in piazza oggi si è vestito completamente di giallo. Sbeffeggia tutto, sputa la bile. Forse è felice. Spiare la vita delle mosche. Domani forse vedremo il mare. Chiudiamo con questa qui, che è una cosa che io ho scritto per una storia d'amore che non c'è più. Perché ormai le storie d'amore, secondo me, crollano veramente per delle infinite cazzate e si è perso tutto tranne il senso della resistenza, che in un periodo così blandamente progressista forse è una parola veramente rivoluzionaria. E questa è una cosa che io scrissi a questa persona, perché poi si scrivono delle cose che magari non si riescono a dire, ma siccome le persone ormai vogliono solo che gli si dica delle cose, forse dovrebbero scavare un pochino più dietro. Non promettermi niente, ti prego, in questo ridicolo, in questo spavento. Donami il saper vedere lo sguardo di un cane, la stessa gioia per poco, la stessa purezza. Non promettermi niente, ti prego, cucinami qualcosa che sono affamato, di un gesto che salvi, di una delicatezza. Ma mentre lo fai, sii felice, ma non chiedere nulla. Verrà l'inverno, ma tu che lo sai, anagramma per me il mio mistero più atroce, essere un viandante che ha sempre cercato l'estate. Sii cane, leone, attaccami alla terra. È una vita che sono rovinato, sradicato. Dammi una carezza sulle ferite. Sii radice. Basta. Allora, per concludere, io ringrazio di nuovo Daniele Mattei, per cui chiedo un ultimo applauso, perché è stato Federico Ferbo e Luca Bonfristiano. Allora, i libri per oggi, anche nella fiera, sono tutti scontati, sono libri che costano dai 14 ai 12 euro, li scontiamo a 10 euro per l'occasione. È un'ottima... come? Si può comprare con la carta? Io non ho lasciato... Niente, sì. L'hai lasciato io? Sì. Ah, sì? Sì. Ci aggiustiamo poi. Poi ci aggiustiamo. Ok. Vabbè, si può anche comprare con la carta, se ne volete comprare qualcuno in più, un'ottima idea anche per i regali di Natale, e anche l'occasione per avere le copie firmate, se avete piacere. Io vi ringrazio, se domani siete alla fiera, siamo allo stand M19. Grazie. Scusa, stoppa.